Nonostante l'amaro. L'altro aspetto è quando Cecilia vi presenterà lo scrittore Verini, un giornalista, presentatore, scrittore di un libro. Ecco, vi accorgerete, chi di voi ha la fortuna di leggere questo libro, che i giovani hanno questo aspetto fondamentale, quello che poi costruisce la storia, il futuro, la curiosità. Ebbene, dolcezza e curiosità sono idoni per chi vuole stasera cogliere. La Vergine Rossa, sapete perché si chiama Rosa? Perché la nostra rappresentante di Salerno della musica, Pina Gallozzi, è nata alla scuola della medicina salernitana, è la prima ginecologa, perciò io mi ho parlato di vita, si chiamava Rosa. Che sono stati già protagonisti, vi ricordo, al Sorrento Palace in una serata meravigliosa con i galetti dell'Annunziatella. Grazie ragazze. Ma
ma quello che sorprende è il libro che ha scritto, il libro della lettura degli incontri con te con i giovani. Io ti auguro, guarda, si è passato nella Cipria, ha raggiunto diciamo dei traguardi molto belli. Abbiamo ragazzi in Giappone, in Cina, ma che hanno trovato lavoro, in Finlandia, tanti. Abbiamo fatto questo, un lavoro di gomito, come diceva papà, fatta di gomito. Noi adulti li dobbiamo cercare di fare, però non che crollano, perché oggi c'è mettere buon cemento, fare buoni calcoli, però è fatto di ponti, si attraversano i ponti, si attraversano le sponde. E noi dobbiamo andare alla ricerca di sponde positive. Io voglio fare i complimenti perché Marco è stato 8 mesi fa qui in questa sala per consegnare il suo libro a Valerio Massimo Manfredi, che è un grande scrittore e che è un po' il suo idolo. E in 8 mesi Marco ne ha fatta di strada e stasera è qui a ricevere un premio. E questo mi fa particolarmente piacere perché Marco è un validissimo collega, è un caro amico e poi è un sorrentino d'adozione per motivi sentimentali e oltre che per motivi di amicizia. Innanzitutto questo. Ma la cosa che mi ha colpito di più è il libro di Marco è l'interesse per tematiche che di solito non interessano i giovani di oggi, non attirano i giovani di oggi. Penso alla storia e all'archeologia, sono un po' bistrattate. Mi chiedo, da dove nasce questo tuo interesse? Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per questo premio e sono veramente orgoglioso. E proprio come raccontava Ciriaco, tutto nasce da una passione che secondo me è la passione e l'amore per le proprie radici. Cioè noi non possiamo prescindere da buoni campani, dal nostro territorio, dalle meraviglie che ci circondano, dalle straordinarie ricchezze che la nostra storia ci offre da tutti i punti di vista, dalla straordinarietà della nostra natura. Il mio romanzo che parte dai Campi Flegrei, no? Nei Campi Flegrei è nata un po' la civiltà occidentale. Nei Campi Flegrei i miti greco-romani si intrecciano poi con la storia della cristianità. La Campania è stato lo snodo per il passaggio di San Paolo, quindi del cristianesimo che è penetrato così in Italia, quindi a Roma e quindi in Europa. E riscoprire queste storie, anche le storie dei martiri locali, dei santi che magari sono poco conosciuti, attraverso, insomma, la funzione narrativa di un romanzo che essenzialmente è l'avventura del giovane archeologo che ritrova una lettera di San Paolo lì nei dintorni di Pozzuoli nel corso di uno scavo e ricostruisce queste storie, si riappropria delle proprie radici e riesce a trovare senso in queste radici e a trovare anche la fede grazie a questo percorso. E questa è una cosa straordinaria che la nostra terra ci offre, che il nostro golfo straordinario ci dà, questo golfo così aperto alle culture, così aperto agli scambi, così aperto al dialogo con gli altri. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, sia nei Campi Flegrei, sia poi qui, che non a caso, ecco, c'è una continuità, perché se pensiamo che il tuffo, no, deriva da quell'eruzione dei Campi Flegrei e poi staccando si è arrivato, esatto, fin qui. Quindi, ecco, quando parlo di Campi Flegrei parlo di Campania in senso lato, parlo di una Campania vista in senso positivo, ecco, non come terra dei fuochi ma come terra del fuoco, quel fuoco ardente, quindi flegraios è proprio il termine greco che significa ardente e che può avere tanti significati, ardente di fede, ardente di passione, ardente di storia, di mito, e non dimentichiamo mai, ecco, anche noi quel fuoco sacro che ci appartiene. Ha una importanza fondamentale e riuscirlo a trasferire in letteratura e dargli dignità letteraria è stata una sfida, qualcosa che mi andava di fare, soprattutto perché uno dei personaggi principali del romanzo è un vecchio pescatore, un pescatore millenario che ha avuto una maledizione dalla Sibilla Cumana e che quindi è destinato a non morire mai. E che San Paolo è sbarcato nel 61 d.C. a Pozzuoli, si è intrattenuto una settimana con i fratelli del luogo ed è tutto scritto tra l'altro negli Atti degli Apostoli, quindi ecco è documentata questa cosa. Io ho immaginato che Procolo, che è il protagonista di questo romanzo, trovasse un frammento di una lettera che San Paolo aveva dato immaginariamente ai fedeli del posto e che è la lettera all'Laodicea, una lettera che davvero San Paolo ha scritto e che non è mai stata trovata.
E allora, grazie ai ritrovamenti in vari frammenti, dopo tante peripezie, di questo messaggio, della lettera, ecco, a Procolo si apriranno gli occhi, no? Proprio come San Paolo, che fu convertito dopo la caduta di Damasco, ecco, da grande persecutore dei cristiani divenne il più grande cristiano, no? Il più grande battagliero per questa religione straordinaria, grazie al personaggio di Gesù che, sconfiggendo la morte, aveva in qualche modo rivoluzionato il concetto di esistenza di tante persone. Ed ecco perché anche tanti giovani, e qui mi ricollego ai martiri, no, dell'area flegrea, tanti giovani davano la vita proprio perché non avevano più paura di nulla, non avevano più paura della morte. Questo messaggio rivoluzionario, così antico ma così dimenticato negli ultimi tempi, farà cambiare la vita al protagonista, al giovane protagonista, e si spera possa, insomma, farla cambiare a tante persone che lo leggeranno. Non è stata una cosa semplice, ci sono stati tanti momenti difficili, di pensamenti, delusioni, rifiuti, però proprio questo mi ha spinto ad andare avanti, mi ha spinto a non arrendermi e mi ha spinto in qualche modo a riscrivere, a dare sempre il meglio, a cercare la via migliore. E alla fine di questo percorso mi sono reso conto che era proprio quello che bisognava fare, ecco, non fermarsi mai, non accontentarsi mai. Il premio Cipria Angelo della Vita a Marco Periglio per il suo romanzo Flegraius, l'ultimo segreto di San Paolo, che dimostra come la nostra esistenza è un terreno fertile che bisogna arricchire quotidianamente per creare un'umanità rinnovata da quell'operosità che include ascolto, conoscenza, comprensione e il coraggio di affrontarne i disagi e gustarne le gioie con l'aiuto della fede, senza mai tradire le proprie convinzioni. Quindi mia nonna, abbonata alla Scala di Milano, frequentava la Scala e quindi aveva questa grande passione. Poi l'ha trasmessa mia mamma non ha potuto fare danza perché eravamo nel periodo della guerra, e appena sono nata io, subito mi hanno iscritto a scuola di danza. E ho frequentato la mia scuola di danza, mi sono diplomata, ho danzato al San Carlo con tutti i grandi, da Carla Fracci a Paolo Bortoluzzi, Savignano, cioè ho danzato con tutti. E poi da lì è nata la passione di poter continuare a danzare attraverso le mie allieve. E quindi logicamente questa cosa qui mi ha dato una grande forza di trasmettere a loro la mia passione. E questa è la prima cosa. Ha curato la formazione di tanti giovani ballerini, nel cui talento ha creduto e ha guidato verso importanti traguardi. Grazie.